A disposizione ci sono 10 milioni di euro, di questi 7 milioni sono destinati a quotidiani cartacei, 2,5 a giornali online, 2,5 ad emittenti radiotelevisive, 700 mila euro a cartacei di diverse periodicità e 300 mila euro alle agenzie di stampa. L'avviso pubblico è stato pubblicato questa mattina sul sito web istituzionale dell'IRFIS e le richieste potranno essere inoltrate dalle imprese fino al 15 marzo. Dopodiché il contributo verrà erogato a tutti i richiedenti in possesso dei requisiti di ammissibilità nel rispetto delle condizioni previste dall'avviso. Sette in totale i parametri da soddisfare per poter ottenere l'erogazione dei contributi a fondo perduto. Tra questi è essenziale il mantenimento dei livelli occupazionali del personale giornalistico delle imprese per almeno 12 mesi dalla liquidazione del contributo, pena la revoca dell'agevolazione. Al provvedimento hanno lavorato il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, l'assessore all'economia Gaetano Armao e il presidente dell'IRFIS, Giacomo Gargano. Quando chiude una testata giornalistica, commenta il presidente Musumeci, si spegne una voce del coro dell'informazione che è il lievito della democrazia. Ecco perché, conclude il governatore, non possiamo permettere che questa maledetta pandemia possa dare il colpo di grazia alla già critica condizione dell'editoria siciliana.